Macro categoria imprese, categoria mobilità. Il premio è quello di eccellenza dell'anno Fleet Management. Andiamo a leggere la motivazione. Per essere la prima azienda italiana che propone un sistema integrato di metodologie di management per la gestione delle flotte e per essere in continua evoluzione. Per l'obiettivo di essere l'azienda con il più alto valore di servizi erogati e percepiti dai clienti. The winner is Sipli Fleet. Saluto, io lo vedo già inquadrato con un bel sorrisone, è ovvio, Emanuele Cefalo, CEO and Founder di Sipli Fleet. Ben trovato, grazie per essere qui. Buongiorno, grazie a voi. Le chiedo subito un commento. Ma questo problema per noi è un punto di partenza. Al di là di una grossa soddisfazione arrivata a valle di un enorme lavoro e anni di preparazione. Si dice che o ti prepari o ti preoccupi. Bene, noi ci siamo preparati. E devo dire che questo premio in qualche modo sta ripagando e ricompensando il lavoro fatto. Abbiamo effettivamente sentito nella motivazione una realtà sempre in evoluzione, anche nei momenti più difficili. Mi ripeta per favore il suo motto che ha appena citato per poi spiegarci un po' quali sono i vostri punti di forza e soprattutto come guardate al futuro. Sì, dicevo poco fa, in genere. O ti prepari o ti preoccupi, no? Esatto, sì. Piace pensarlo un po' così. E questo è quello anche che ci ha fatto reagire in un momento particolare come questo 2020, che ahimè, al di là dell'emergenza sanitaria, ci ha portato però anche tante belle cose, tante belle soddisfazioni, tra cui questo premio che ci insignisce, no? Come eccellenza dell'anno nel settore fleet management. Essere un'eccellenza significa in qualche modo essere i migliori e quindi grazie a voi che in questo momento insomma, avete puntato in questi mesi, nei mesi di quest'anno, l'attenzione su di noi e in qualche modo ci avete come dire, ricompensato attraverso i professionisti, insomma, attraverso il comitato, no? Chiamiamolo scientifico, oggi si parla di comitati tecnici scientifici, il vostro comitato scientifico. Ha acceso un po' un riflettore su di noi e in qualche modo ha premiato quello che è stato il lavoro che abbiamo fatto in questi anni. Noi abbiamo quasi 20 anni di esperienza, no? A partire da me nel mondo del fleet management e nelle soluzioni di telematica. Negli ultimi 3 anni però siamo un po' rinati, siamo un'azienda giovane. Abbiamo ringraziato tutte le collaborazioni, le partnership e, come dire, i professionisti che abbiamo incontrato durante il nostro percorso, li ringraziamo e gli errori del passato o le esperienze del passato ci hanno permesso in qualche modo di rinascere. Abbiamo girato Europa, USA e Canada per cercare qualcosa di innovativo e far qualcosa di nuovo. Quando dicevo ti prepari o ti preoccupi è proprio perché la preparazione che abbiamo avuto dal 2013 a poi al 2018, quindi quasi 5 anni, in cui ci siamo preparati per cercare di creare una nuova metodologia di management applicata al settore delle flotte, alla gestione delle flotte, dove fino a poco tempo prima si ragionava banalmente o potenzialmente con sistemi di geolocalizzazione satellitare, no? Che in gergo sono sempre stati chiamati sistemi satellitari, il cui Certo. fine è principalmente quello della sicurezza. Noi abbiamo provato a cambiare un po' l'assioma, abbiamo portato in Italia una metodologia nuova di management, abbiamo creato un metodo che poi è il metodo Sipli, che si basa su come dire, delle variabili principali che vanno dal monitoro, misuro, miglioro. Il monitoro lo fa attraverso degli strumenti innovativi che voi in qualche modo avete riconosciuto, no? Dandoci come eccellenza dell'anno nell'ambito fleet management, abbiamo portato innovazione, che poi è anche uno dei nostri tre pilastri, i nostri tre valori, no? Che ci guidano in azienda. E lo stiamo facendo guardando alle flotte come
aziende come chi ha la capacità di muovere dei mezzi e chi attraverso questi mezzi e attraverso anche gli autisti, quindi collaboratori che guidano questi mezzi e trasportano poi le merci e ce le consegnano fin sotto casa, ecco, in qualche modo sono anche chiamati a ottimizzare un po' l'efficienza nella gestione e aumentare un po' la loro redditività, facendolo non tanto, ahimè, chiedendo un prezzo di vendita in più al loro cliente finale, che spesso è difficile in un mercato altamente competitivo, quanto lo possono fare attraverso la nostra metodologia, andando a battere quelli che sono i costi di non qualità. Ecco, Ok, certo. del metodo Sibley e di ciò che noi abbiamo portato di nuovo sul mercato. Certo, allora, dottor Cefalo, guardi, io la devo far rimanere ancora un attimo in collegamento perché lei ci ha parlato del primo motto, però io ne ho un altro che tra poco le faccio spiegare e per far questo però le chiedo di stare lì perché diamo il via a un altro momento. Quindi esatto, e deve rimanere lì, lei tra poco capirà perché. Perché, e così mi rivolgo anche a tutti quelli che ci stanno seguendo, noi dobbiamo parlare di un altro premio, che è quello di CEO dell'anno Fleet Management. E come sempre vado a leggervi una motivazione. Per il motto, eccolo qui, il motto a cui mi riferivo, ciò che è misurabile è migliorabile con cui conduce la propria azienda. Per essere il primo Fleet Coach in Italia e creatore del metodo Sipli, che con dinamicità e grande professionalità punta a migliorare l'efficienza nella gestione delle flotte, a aumentare la redditività dei suoi clienti, riducendo i costi di non qualità. Il premio va a Emanuele Cefalo, Sipli Fleet. E allora, beh, insomma, spero di aver mantenuto, di essere riuscita a mantenere un po' di suspense anche con questo secondo premio. E, insomma, è tutto per lei in questo caso. Ma è un'esplosione di emozioni. Ve lo dico in maniera, come dire, abbastanza provata. Vi ringrazio per questo premio, è frutto di un lavoro non solo individuale dal mio punto di vista, perché poi alla fine, come si dice, le aziende sono fatte di persone, è vero. Primo Fleet Coach in Italia e nuova metodologia, un metodo Sibley, però io vorrei in qualche modo chiamare qui con me chi negli ultimi 20 anni, diciamo, in qualche modo mi ha anche aiutato, o meglio, a rappresentare quello che è, come dire, la storia che ci tiriamo dietro e anche a rappresentare un team di persone senza le quali probabilmente non avrei potuto ottenere questo premio di cui sono sorpreso e di cui sono strafelice. Vorrei chiamare qui Gian Michele Lamarca. Sì, ecco, ci sono un sacco di fuori programma in questa assegnazione di premio, ma è giusto che sia così. Noi abbiamo cercato di fare una sorpresa appunto al dottor Cefalo e lui fa la sorpresa a noi. Va bene, assolutamente lo salutiamo, insomma. Penso sia giusto perché bisogna dividere oneri e onori. In questo momento, secondo me, le cose belle che vanno festeggiate vanno anche, secondo me, condivise con la persona, come dicevo, che in qualche modo da quasi 20 anni mi Certo. supporta, o forse mi sopporta, questo poi dobbiamo un attimino chiederlo a lui. Ve lo presento qui, che è Gian Michele Lamarca. Metti la mascherina per Va adesso, così. bene, eccolo, ben trovato. Beh, sopportazione e supporto fanno sempre parte un po' della stessa medaglia, no? Perché è normale che sia così, un po' come oneri e onori, quindi credo però, non so, se ce lo vuole dire lui, lo sopporta di più o lo supporta di più? Ma ci sopportiamo e
Un po' di tutto a Un po' di vicenda. tutto, vabbè, ma certo, è giusto che sia così, anche perché sul lavoro, soprattutto quando bisogna portare avanti delle idee, dei progetti, si passa tantissimo tempo, quindi ci sono moltissime variabili e varianti, ecco. Sì, stava dicendo. Ci confrontiamo molto per le esigenze nostre e dei clienti. Certo, certo. Vent'anni non sono pochi, però non sono neanche tanti. A me piace vederli, e spero di sposare anche il suo pensiero, piace vederli come un punto di partenza, no? Facevamo un ragionamento l'altro giorno, Sì. dice, ci pensi, noi abbiamo oggi in qualche modo realizzato, seguito, cioè seguiamo oggi nell'azienda circa 20.000 veicoli. Dice, ma come te li rappresenti 20.000 veicoli? E beh, 20.000 veicoli mi diceva, giustamente diceva, tu immagina di lasciare una distanza su Certo. tutta la A1, quindi tutta la A1 formano 20.000 veicoli lasciando una distanza tra un veicolo e l'altro di circa 20 metri. E mi ha fatto effettivamente riflettere questa cosa, cioè noi oggi siamo riusciti a seguire 20.000 veicoli. Immaginate che sia tutta la A1, quindi immaginate di mettervi in viaggio e di percorrere 7-8 ore di viaggio per la A1 e di guardare tutti i mezzi seguiti da Simplifleet. Certo, sì, no, insomma, che dire, si vede proprio anche da come ci racconta, l'entusiasmo dice tutto, no? Quando, insomma, si fa un po' il bilancio di quanto fatto, poi come ha detto, 20 anni sono tanti, ma relativamente, perché poi il mondo si evolve sempre più velocemente. Perciò io ringrazio tutto il team, partiamo proprio su larga scala, per così dire, tutto il team, ringrazio il suo diretto collaboratore e soprattutto ringrazio e faccio ancora i miei complimenti a Emanuele Cefalo, CEO and founder di Simplifleet, per anche questo secondo riconoscimento, oltre a quello aziendale che comunque ci ha permesso di entrare nella realtà, nella vostra realtà. Quindi ecco, benissimo, questo è un grosso onore anche per noi, con il premio di Le Fonti, Le Fonti Awards. Complimenti ai prossimi allora, vi aspetto presto. Bene, allora diciamo che non c'è due senza tre, quindi il nostro impegno è per i prossimi Appunto, anni. appunto, appunto. E allora ci rivediamo presto sicuramente. Complimenti ancora e bentrovati ancora per quello che avete fatto e per i vostri riconoscimenti. Arrivederci. Grazie, arrivederci. Salve, arrivederci.